Cominciano a schiudersi le uova di Martina, la tartaruga caretta caretta che lo scorso 14 luglio ha nidificato nella spiaggia in zona Calatubo ad Alcamo Marina. Si stima che siano tra una decina e una ventina le tartarughine appena nate e uscite dal nido per raggiungere il mare. 70 in tutto le uova custodite da oltre due mesi in questo sito di nidificazione protetto dal WWF con le altre associazioni locali operanti per la salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio faunistico. Sono stati proprio loro a comunicarci l'avvio della schiusa nella serata di ieri 20 settembre. Le piccole e timide tartarughine, racconta Manuela Dara per l'associazione Thalia APS, sono uscite prima che noi arrivassimo, ma tutte quante, come abbiamo potuto constatare dalle tracce, hanno raggiunto il mare tranquillamente. Possiamo vedere in queste immagini forniteci da Manuela Dara, da Girolamo Culmone e da Gisella Pipitone, consigliera dell'associazione Un'anima Mille Zampe, le impronte lasciate dalle tartarughine che, uscendo dal nido, si sono dirette verso il mare. Alcamondo Blog cercherà di fornirvi aggiornamenti nelle prossime ore per quanto riguarda la schiusa delle altre uova. Tre sono i nidi di tartarughe marine individuati e protetti durante quest'estate nel litorale del Golfo di Castellammare, due ad Alcamo Marina e uno a Trappeto. In questo video dello scorso mese vediamo una delle sei tartarughine nate a fine agosto in località Battigia ad Alcamo Marina, dove mamma tartaruga Claretta aveva deposto nella notte tra il 20 e il 21 giugno in tutto ben 128 uova, poi in gran parte purtroppo danneggiate.